Questa è la storia di un furto colossale, di tre simpatici furfanti e di una donna non esageratamente fedele. Storia dunque assolutamente fantastica, che non poteva svolgersi che in un paese immaginario e in quell'epoca remota e beata in cui un giornale costava un soldo, un buon pranzo 2 lire e l'amore quasi nulla. Un'epoca insomma tanto lontana che nessuna delle signore presenti ha certo mai conosciuto. 1911. Thank you.
Avanti. Avanti, tapioca. Oh, scusa. Non avevo sentito. Ma dimmi un po'. Come hai fatto a sapere che ero io? Le carte. Ah, già. Da quando sei uscito? È così che si accolgono i vecchi amici, eh? Brutalmente? Senza una parola gentile? Senza un sorriso? Sapessi in questi mesi quante volte ho pensato a te. Hai perso il tuo tempo. Io non ti do più nemmeno una lira. Come? Aida. Aida. E beh. Guarda un po'. E questo è il tuo conto. Bene. Tapioca. Ecco qua. 10 febbraio. 40 lire per preparare un furto al Grand Hotel. Bene. Risultato. 3 mesi di galera per aver rubato una gallina. Forse entrai nelle cucine. 7 agosto. Prestito di un'attrezzatura completa compresa fiammossidrica per furto alla cassa del risparmio. Bene. Risultato. Perdita dell'attrezzatura compreso fiammossidrica e furto di 2 galline. Vabbè, ma devo portare le uova però. Me ne frega assai a me delle tue uova. Io finanzo fior di ladri, Coccobello, e non pollicoltori. Aida, ascoltami. Questa volta il colpo ce l'ho. L'ho curato. Mi bastano qualche ferro e un po' di denaro per tirare avanti fino al momento propizio. Oh, ma che strano. Che cosa? Le tue carte. Le mie carte? Parlano di gloria, di fortuna e di denaro. Lo vedi? Avevo ragione. Di che si tratta? Conosci quella gioielleria vicino al corso? Sì. Dietro quella gioielleria c'è una scala di sicurezza di notte. È incustodita. Ebbene. Dalla scala di sicurezza si accede in un cortile. E nel cortile? Nel cortile? Hanno installato un pollaio. Fuori! Aida. Fuori! E non farti più vedere in questa casa. Aida, ma io ho fame. Chi non sa rubare che delle galline non ha diritto di mangiare. E vabbè, non si mangia. Fuori! Vabbè. Fuori! Fuori! Vabbè, ho capito. Vado via, vado via. Fuori! Un attimo solo di volta, vedete se ho compreso. Quello è grande, eh?
Ma che cosa succederà, signore? Ma io non capisco. A mezz'ora che può fare così? Tapioca! Maria, 5,70. Non lo prendo più. Questo? Come sarebbe a dire? Non lo prendo più. Sarebbe a dire che non lo voglio. Ma guarda un po', ma non vede che schifezza di salame? Questa sarà carne di ciuccio. Cosa? Ma che tipi? Ti mettono una cosa in mano e voglio per forza che te lo compri. Adesso? Non lo prendo più. Permetti, lasci che la porto io. No. Marietta, ascoltami, ho bisogno di parlare. Per favore, un chilo di zucchero. Subito. Io lo so perché ce l'hai con me. Perché l'altra volta non sono potuto venire all'appuntamento, ecco. Mi hai fatto aspettare 2 ore e mezza alla strada. Che colpa c'ho io, è stato un caso di forza maggiore. Mi hanno preso. Mi hanno preso gli affari, perché sai, gli affari mi hanno preso. Per 3 mesi non ti sei fatto vivo. Possibile che non hai avuto nemmeno un momento libero? Nemmeno un momento libero, credimi. Ecco lo zucchero, signorina. Grazie, lo metta sul conto. Bene. Capito? Lo metta sul conto. Lo metta sul conto, questo è il conto, lei lo metta sopra, ha capito? Di, dov'è? Marietta, perdonami, ho bisogno di vederti, perlomeno un momento solo. Forse domenica. Allora mi hai perdonato? Non dovrei vederti più, ci sono troppi misteri nella tua vita. Cambierà, te lo giuro, cambierà. Non giurare, domenica non farmi aspettare altri 3 mesi. Non ti faccio aspettare, sei cieco? Non ti faccio aspettare, e allora alle 2? Alle 2, d'accordo. E dove? Non so, aspettami all'angolo della strada, di fronte al Pollivendolo. Al Pollivendolo? Sì. No, per carità. Che guardi? Pappagallo. Andiamo qui, se ti piglierei a schiaffo. No, non ci vediamo di fronte al Pollivendolo, vediamoci di fronte alla chiesa. È più poetico, più sentimentale. Va bene. Sì? Adesso devo andare, tanto. Vai. Ciao. Sì, favorisca dall'altro commesso, sì, la servirà subito. La gente si dà una salsa al vino e una di pomodoro. Eccola, la scatola di parmigiano. Subito. Taglia un netto di parmigiano alla signora. Metti giù quella roba. Come sarebbe a dire? Hai capito benissimo. Ladro! Oh! Ladro? A me? Ladro a me? Voi siete ladri, sì, voi altri. Che vendete questa merce avariata, questa roba guasta. Mettendo a repentaglio la salute! Ma che dico la salute? La vita della povera gente! Ma ve lo figurate voi altri, un povero padre di famiglia con una moglie ammalata in fin di vita, con 7, 8, 10, 12 figli tutti ammalati anch'essi, eh? E queste povere creature che guardano il genitore, sbarrando gli occhi, dicono babbo! Cos'è la carne? Babbo, ne vorremmo assaggiare un pezzettino, prima di morire! E il povero genitore cosa fa? Eh? Cosa fa il povero genitore? Prende gli ultimi soldi che gli sono rimasti, soldi che magari servirebbero per comprare le medicine, per fare il funerale alla moglie, perché la moglie gli ha detto con un filo di voce: marito mio, non pensare a me, diamo un giorno di felicità a queste povere creature, a queste anime innocenti dimenticate da Dio. E il padre con voce grave dice: sì, moglie mia, hai ragione, diamogli questo giorno di felicità a queste povere creature. E con il suo gruzzoletto viene qui con il suo misero gruzzoletto e cosa compra? Me lo sai dire cosa compra? Cosa compra? Questo schifo, questo marciume, questa cosa lercia. Questo è veleno, assaggiate, sentite. È veleno, assassini, questa merce è epidemica, in galera! Al ladro! Al ladro! Thank you.
sei? Che fai qui? Niente, così. Mi sono trovato di passaggio, scusi, è un errore. Io ho la mamma a casa malata. C'ho la moglie in fin di vita. 4-5 figli che non hanno da mangiare, hanno fame. Non sanno nemmeno cos'è la carne. Andiamo, coraggio, vieni a bere qualcosa, su. Grazie, lei è molto gentile. Ma io credo di aver già dato disturbo abbastanza. Se lei non avesse nulla in contrario, vorrei andare a casa, c'ho la mamma malata. Su, avanti. La mamma malata. Ma sì, sì. Che mi fa? Tieni. E non aver fretta, abbiamo tutto il tempo. Grazie, signore. Come ti chiami? Tapioca, il povero Tapioca. Tapioca? Sì. Ma non eri a Castelnuovo l'anno del furto dei mobili al commissariato? Certamente, nel 92. Ma allora, tu sei il nipote di quella vecchia strega di Maria, che scriveva lettere anonime all'arcivescovo? Sì, e come lo sa? Tu non hai memoria, Tapioca. Mi hai già dimenticato. Io, il tuo piccolo allievo. Avevo solo 10 anni e già mi portavi con te in chiesa a rubare le cassette delle mosche. Ma allora tu sei... Il fidanzato di tua sorella, Luise. Gastone! Gastone Cascarilla. Caro, come stai? Che caro. Che commozione che mi fa. E Luisa come sta? E lei che avrei dovuto sposare, che tesoro, buona massaia, donna di casa, affettuosa, sensibile. Cosa fa? Se ha la pina mano armata. No. Ma quando c'ho la salute. Oh, queste meridionali, che temperamento. Ma che carriera che hai fatto. Che carriera, come se sei diventato un signore, un gran signore. Elegante, chic, ma guarda. E che casa è? Oh, che bella casa. Anzi... Mi devi scusare se inavvertitamente mi sono introdotto. Oh, ma figurati. Tanto più che non è casa mia. No, la mia casa è più piccola, certo, ma ha ben altro gusto. Cicchi, anche tu come me sei qui per... Per rubare. No, non proprio come te, no. Modestia a parte, i miei furti attuali sono opere di vasto respiro. Se ne parla ovunque, in tutto il mondo. Per carità, non mi permetto di fare dei paragoni. Io sono rimasto un piccolo ladruncolo da 4 soldi. Un ladro al minuto, al dettaglio. Viceversa tu no. Tu sei diventato un ladro all'ingrosso. E poi sei tanto più giovane di me. Hai potuto fare una splendida carriera. E modestamente, oggi sei un maestro. Ma anche il tuo lavoro, mio povero amico, per piccolo, per modesto che sia, ha il suo valore. Ma no, ma tu mi confondi, questo. No, no, credimi, Tapioca, credimi. Il più oscuro scassinamento, il più minuscolo furto, ha ancora il suo senso, il suo significato e, oso dire, la sua luce. Non è lontano il giorno in cui vedremo crollare questa società putrida e con essa i pregiudizi di casta e le barriere che ci separano. Non è lontano il giorno in cui tutti i ladri del mondo potranno rubare fianco a fianco, come fratelli. Gastone, mi hai commosso. Nessuno mai mi ha detto delle parole così elevate. Neanche a me, Tapioca. Gastone! Caro. Dimmi, che cosa fai qui? Non saprei. Certo, in una casa così qualche cosa ci deve essere. Ci sarà, sarebbe più giusto. Sì. Tra poco qui pioveranno 10 milioni. 10 milioni? 10 milioni? Per Bacco? E com'è possibile? Oh, ne sono certo. E sai chi me li porterà? No. Il padrone di casa. Il padrone di casa? Sì. E tu stai così, tranquillo, come se niente fosse ad aspettare il padrone di casa? Ma sì. No, Gastone mio, no. Io se cerco di rubare un salamino, mi acciuffano subito. Figuriamoci 10 milioni. No. Senti, se non te l'hai a male, se non hai nulla in contrario, io mi prenderei qualche cosa in cucina e taglierei il cordame. Ho detto solo cucina. Oddio, che c'è? E adesso che succede? Rimetti tutto a posto. Io c'ho paura. Gastone, non lasciarmi solo. Dove vado? Gastone, e che faccio? Gastone. Mi dispiace, Tapioca.
Sono rientrati in anticipo. Fila. Gastone. Gastone. Sì, sì, ho capito. Ma fila adesso. Come sarebbe fiere di te la tua povera mamma se fosse qui? È meglio che non ci sia. Siamo già troppi qui dentro. Fila adesso. Gastone. Sì. Va. Vado. No! Da dove sei entrato? Ma io non sono entrato veramente. Sono caduto. Rifà la stessa strada. Sì. Vado. Ciao. Farai il santo piacere di spiegarmi perché volevi tornare da solo, mentre la casa è vuota e non c'è nemmeno un domestico. Perché una donna, Edmondo, una vera donna, ha bisogno ogni tanto di raccoglimento, di solitudine, di riposo. Norris, tu mi nascondi qualche cosa? Oh, senti, tu sei tornato solo per mettere in cassaforte il tuo denaro e ti prego di non regalarmi anche una scena di gelosia. Sono geloso perché ti voglio bene. Edmondo, dove vai? La tua camera è là? Beh, io pensavo che almeno stasera. Ma ti prego, non essere volgare. Ma insomma, sono tuo marito, sì o no? Certo. Ma perché credi che ti abbia sposato? Perché sei milionario? No. Ti ho sposato perché ti amo, Edmondo. Appunto. Perché tu solo hai saputo trattarmi con quel tatto, quella delicatezza che noi altre donne apprezziamo più d'ogni cosa. Perché tu solo conosci l'arte meravigliosa di ritirarti a tempo opportuno. Ebbene, ritirati, tesoro. Fallo per me, sono così stanca. E se il tuo cucciolo avesse una sorpresina per te? Se io fossi disposto questa sera a fare molto di più di quello che ti aspetti? Edmondo, alla tua età. No, volevo dire che ho comperato un regalino per la mia Dudù. Gli smeraldi? Gli smeraldi. Oh. E adesso sarei buona col tuo cucciolo? Oh. Caro, riesci sempre a farmi fare quello che vuoi tu. Allora, aspetta, eh? Un minuto. Signore, soprattutto non gridi. È Anatolio che mi manda. Anatolio? Sì, so che il vostro appuntamento è stato rinviato, ma io non potevo aspettare. Ma chi è lei? Chi le ha permesso di entrare in camera mia in piena notte in questo modo? Io rappresento Anatolio. Ho qui le sue lettere. Anatolio mi ha scritto? No, signora. Le lettere sue ad Anatolio. Non lo sapevo così generoso con la mia corrispondenza. Tutt'altro che generoso, signora. Se sapesse quanto le ho pagate. Mascalzone, si è messa a vendere le mie lettere adesso? Non sia così severa con lui, signora, no. Doveva farlo. Un debito d'onore da pagare. Cosa vuoi? Come cosa voglio? Il regalino. Ah, grazie. Norris, ma dico insomma, a che gioco giochiamo? Adesso gridi anche. Ma certo che grido. Oh, dov'è l'uomo che io ho amato? Edmondo, dove sei? Sono qui, Dudu. Parlo dell'Edmondo che ho amato. Oh, Dio mio, cosa ho fatto per essere trattata così? Come un gingillo che si può prendere o gettare. Ma caro, ma eravamo d'accordo. L'astuccio. L'astuccio. Oh, se credi che un astuccio ti autorizzi a dimenticare i tuoi più sacri doveri, eccolo, tieni. Norris,
Noris! 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 A noi due adesso. Con molto piacere, mia cara signora. Permette? Per chiamare le cose col loro nome. Non mi pare necessario chiamare le cose col loro nome. Grazie. Prego. E chi le dice che mio marito abbia portato con sé una tale somma? Precisamente la sua lettera ad Anatolio. Tornando insieme a suo marito, lei ha dovuto rinviare l'appuntamento. Cucciolo mio, unico uomo della mia vita. Oh, si dice così per dire. Anche lui mi scriveva che ero la sola donna della sua vita. Invece è sposato quel brutto. Ed ha anche un amante. Lei? Naturalmente. Ma come lo invidio, signora. Ricevere lettere simili è stato sempre il mio sogno. La sua lettera 25, per esempio. Che ardore, che slancio. E non per adularla, che stile. Non c'è nessuno oggi che sappia scrivere così. Solo D'Annunzio. Forse. Lo credo bene. È una lettera sua che ho copiato. Lei conosce D'Annunzio? Intimamente. Povero cucciolo. Ma la lettera 27, quella non è di D'Annunzio. No, no, solo una donna può scrivere e vibrare così. Ma com'è? È così bella. Ah, ecco. Gli anni corrono. E come l'inverno soffia sulla campagna, il tempo passerà sul mio volto e farà bianchi i miei capelli. Ma nel profondo del cuore mai dimenticherò quella notte in cui, ebri l'uno dell'altro, ci avvinghiammo follemente vicino al cuoco. Al fuoco, imbecille. Ah sì, forse così. Mi sembrava ci fosse qualcosa che... Ma infine cuoco o fuoco, l'idea è sempre graziosa. Non vedo che un'altra lettera che possa reggerne il confronto, quella che comincia come con un fremito d'ali. Da quando sei partito per la Spagna? La Spagna? Sì, la Spagna, eh. Ma non è una lettera d'Anatolio quella? È una lettera che scrisse a suo zio. Ah, sì, può darsi. Confondevo. Lei ha anche le lettere che ho scritto allo zio di Anatolio? Ah, no, signora, no. Non ho potuto che leggerle. Sa, ne chiedeva troppo. E quelle al generale Fontesau? Tu, cucciolo mio, unico uomo della mia vita? Quelle, sì. No, signora, no. Quelle è la vedova che le ha... Sì, il dolore l'ha sconvolta ed è persuasa di averle scritte lei stessa. Non vuole cederle a nessuno. Oh, meno male. Però, signora, mi permetta, lei scrive troppo. Mi sento così sola. Beh, non si direbbe. Sola, sola. Nessuno mi ha mai capito. Forse lei è il primo ad aver indovinato il mio segreto. Cara signora, è per questo che sono qui. Come si chiama? Gastone.
Gastone. Gastone? Ma sicuro! Oh, questi occhi, questa bocca. Gastone Cascarilla. Ah, vedo con piacere che il mio nome non le è ignoto. Tutte le mie amiche non parlano che di lei. Se io scrivo troppe lettere, lei, mio caro, distribuisce troppe fotografie. Ma... Gastone Cascarilla, un ladro. E dire che desideravo tanto conoscerla. Ebbene, come vede, cara signora, non l'ho fatta attendere e forse un giorno ci rincontreremo. Un giorno? Quando l'inverno avrà soffiato sulla campagna e avrà sparso la sua neve sui miei capelli? Ma no, cara signora, prima. Quando? Bene, non so, appena regolata questa storia della cassaforte. Ancora? Ma non capisce che per una tale somma mi converrebbe chiamare mio marito e farla subito arrestare? Ah, ma è un'ottima idea. Io gli mostro le lettere, lei lo perde ed ecco la zero. Suo marito, signora, è geloso, impulsivo. E in quanto a milioni ne ha degli altri, molti altri. Io non voglio rovinarla. Mondo. La via Dudu non vuol fare la pace col suo maritino? Sì, caro, un momento. Allora? Mi dia il segreto della cassaforte, le lettere sono sue. E mi assicura che non ne ha altre. Lo giuro sul mio onore. Oh, suo onore? Sul suo? Su quello di suo marito? Oh. Ma ci sarà un onore disponibile? Perderemo troppo tempo, mi fido di lei. Il segreto è Noris Cara. Galante, e il luogo? Nel salotto, dietro il Toulouse-Lautrec. Falso. Lo so, le lettere. Le troverà nella cassaforte. Oh. Dudu, oh freddo! Eccomi, tesoro mio! Si nasconda. Sì, arrivederci e buonanotte. Ah, Edmondo, mio caro. Andiamo. Noris... Noris, tesoro. Edmondo. Oh, Edmondo, finalmente. E come sarebbe a dire finalmente? Oh, Edmondo, da qualche tempo ti sento così freddo, così distante. Non hai più quelle attenzioni, quelle tenerezze che fanno così felice la tua Dudu. Ma cosa dici? So che servono le parole, non sciupiamo l'incanto di questo momento. Noris. Thank you.
io portavo un abito di tulle. Tu mi chiedesti se volevo ballare il valzer. Io diveni tutta rossa. E allora ballai con mio cugino tutta la serata per farti dispetto, per renderti geloso. Volevo farti soffrire, essere sicura che mi amavi. Ma io ti amo, Dudu. Non lo so, Edmund. Qualche volta sento che mi sfuggi. Come se ci fosse qualcuno tra di noi. Ma che dici? Chi mette queste idee nella tua testolina? Dudu? Sì? Andiamo in camera tua. No! Come? Perché? No, Edmondo, non voglio. Mi sento così sola in quella stanza. Ma verrai anch'io, Dudu? No, tesoro, no. Restiamo qui, nella camera del mio Edmondo, dove tutto mi parla di te, del nostro amore, della nostra vita felice. Bambina. Oh, Edmondo. E poi quella sera. Quale sera? Quando ti conobbi, no? Ti ricordi? Tu eri così bello, alto, slanciato. Non avevo occhi che per te. Sentito? Ma no, non ho sentito nulla. Non è nulla, caro, nulla. Vieni. Edmondo, dove vai? Edmondo! Franciati! Come vi illudete di scovarlo in questa maniera? Indagate piuttosto, indagate! Calma, commendatore. Io credo che finiremo per trovarlo fra i pregiudicati. Un colpo simile non può essere roba da dilettanti. Guardi anche questi. Mio Dio, che orrore! Che facce da bruti! Ecco! È lui! È lui! È lui! Ma no, caro, ti sbagli. Cosa vuoi saperne tu? Sono io che l'ho visto, vi dico che è lui! È lui! È lui! La colazione, signore. Avanti. Occorre altro? No, grazie. Signore, la mamma mi ha scritto di ringraziarla per il pacco. Ah, il pacco. Roba da nulla. Date ai poveri e vi sarà reso a 1000 doppi. Che ne farò poi in cielo di tanti pacchi? Lasciatemi passare. Non abbiamo tempo da perdere. Sta facendo colazione. Basta, il commissario ha parlato. Io faccio il mio dovere. Signore, lei... Silenzio. Chiedo scusa di presentarmi a quest'ora e senza preavviso. Sono il commissario Zannini della centrale. Siamo qui per il furto alla Villa Ornano. Ah, il furto. L'ho letto nei giornali. Avete una traccia? Traccia? Abbiamo trovato il colpevole. Ed è proprio per questo
e siamo qui. Capisco. Lei permette almeno che finisca la colazione? Ma certamente. Grazie. Vogliono accomodarsi? Con piacere. No! Eh? No, no, scusi. Scusi. Catalucci, stai più attento? Non ha importanza. Si accomodi pure. Mille grazie. Prego. Sento il dovere di congratularmi con loro per la magnifica prova di efficienza data dalla polizia. Lei è molto gentile. Riconosco d'altra parte che non è stato difficile. Avevamo di fronte un imbecille. Imbecille? Ma come si permette? Imbecille, caro signore. Solo uno che si chiama Tapioca poteva farsi beccare così. Tapioca? Tapioca, buffo nome, eh? Ma è proprio per lui che siamo stati costretti a disturbarla. Tapioca? Ma che strano. Ho un po' di tè? Grazie. Un biscotto? No, grazie. Senza complimenti, eh? Allora, in che posso esservi utile? In casa sua, a quanto ci risulta, presta servizio una certa Rossi Marietta. Ed il Tapioca, pur essendo un vagabondo senza amici, sarebbe stato visto spesso in compagnia della ragazza. Con Marietta? Oh, sicurissimo. Eccolo. Non l'ha mai visto per casa? Qui? Mai. Vede, finora il Tapioca si protesta innocente e si rifiuta di dirci dov'è la refurtiva. Forse l'avrà nascosta presso un complice. O una complice. Ci siamo permessi di mandare un agente a perquisire la camera della ragazza e a farle qualche domanda. Lei ci vorrà scusare. Si figuri. Ma credo, signor commissario, che siate su una falsa pista. La ragazza è incapace di un'azione disonesta. Sono pronto a garantire per lei. Allora? Niente, signor commissario. Ho frugato dappertutto. Visto? Quando è così, vuoi accettare ancora le nostre scuse per il disturbo? Per carità. Mi dispiace solo di non essere stato più utile. Ma sono certo che il vostro fiuto vi aiuterà a trovare la refurtiva, così sicuramente come vi ha condotti a scoprire il colpevole. Non è facile. Sanno nascondere la roba, sti delinquenti. Noi frughiamo dappertutto. E quelli ti nascondono il malloppo nel posto più innocente. Magari sotto il naso. Ricorda il caso Madioli, signor commissario? E altro che. Una fortuna in gioielli. E sapete dove li aveva nascosti? In una valigetta come questa. E quel furbone del mio collega, quando l'ha aperta, non si è accorto che c'era un doppio fondo. E bastava un colpo, tac, e quello scappava. Se ci fosse stato lei, invece... Ah, modestamente io per queste cose ho un sesto senso. Al mio prossimo furto starò bene attento a non avere a che fare con voi. Sarei fritto. Prego. Ancora molte scuse. Ma no, è stato molto interessante. Signor commissario, signora. Arrivederci. Catalucci. Oh, scusi, signor commissario. Alfredo, accompagna i signori. Arrivederci. Marietta? Eccomi, signore. Prepara le valigie, parto stasera. Sì, signore. Andiamo, non piangere. Soltanto sta attenta a chi frequenti. Da quando lo conosci? Da qualche mese. Ma è innocente, ne sono sicura. Oh, lo so bene. Voglio dire, immagino che sia innocente. Ma vedrai che lo assolveranno lo stesso. Abbi fiducia nella giustizia. Asciuga le lacrime, non servono a nulla. Va a fargli una visita. Portagli una maglia, una camicia. Scegli pure tu. Ma mi lasceranno passare? Sì, me ne occuperò io. Ho degli amici in quegli ambienti. Oh, signore, se tutti fossero come lei. Ma lo sono, cara, lo sono. Ciascuno a suo modo. Vai ora. Grazie. Oh, scusi. Thank you.
qui c'è una fetta di torta. L'ho fatta io con le mie mani. Quanto sei cara. E qui c'è una coperta, degli asciugamani e una maglia che ti manda il mio padrone. Ma è proprio tanto buono il tuo padrone? Molto. Un giorno lo conoscerai. Ti troverà un posto sicuro. Così non dovrai più occuparti di quei tuoi affari così incerti. Marietta, credimi. Io sono innocente. Ma io ti credo, non ho mai dubitato di te. Ma ti pare che io con questa faccia sia il tipo da rubare 10 milioni? Appunto, basta guardarti per vedere che non è possibile. Come sarebbe a dire? Allora vuol dire che io ho proprio la faccia da quello. Il colloquio è finito, ci sono altre visite. Addio, tornerò presto. Grazie Marietta, arrivederci. Ciao. Ciao. Io sono il legale del commendatore Ornano qui presente. Ah, molto piacere. Prego, si accomodi. Il mio cliente ha subito un danno gravissimo in seguito al suo furto, ma è disposto a non costituirsi parte civile se lei ci vorrà indicare dov'è il nascondiglio della refurtiva. Capisco. No. Cosa c'è? Avanti, non abbia paura. Siamo qui per aiutarla. No, tanto loro non mi credono. No, le crediamo. Non è vero che li crediamo. Noi crediamo tutto. Su, cicca, siamo fra amici. Lei è tanto buono. No, lasci perdere. È buono. No, ma cosa fa? È buono. Ma sì. Glielo dico io. Va bene, ma... Che sono fiero di averla conosciuta, avvocato. È buono. E anche lei è buono. Ah, no, è buono anche lei. E glielo dice da Pioca. E quando da Pioca dice una cosa è vangelo. Va bene. Siete buoni? D'accordo. Siete la schiuma della bontà. Benissimo, grazie. Siamo tutti buonissimi. Ma appunto per questo, cicca, dov'è nascosto la refurtiva? Non l'ho detto mai a nessuno. Ecco. Nemmeno la polizia. Bravo. Però l'ho scritto in un memoriale. Anch'io ho fatto un memoriale. No, ma a noi? A voi ve lo dico subito. Bravo. E sapete perché ve lo dico subito? No. Perché siete buoni. C'è questo in voi, il cuore. I 10 milioni, io, non li ho. Ma chi li ha allora? Questo lei non me lo deve chiedere. 10 milioni, ce l'ha una persona di prim'ordine, di cui io garantisco, ma... Mosca, eh? Basta per dire, delinquente! Vuoi anche prenderti in giro? Ma te li faccio sputare fuori io, voi patrini! Io te li faccio sputare! Non alzi la voce! Io i patrini! Io te li faccio sputare! Ma io non li ho i patrini! Delinquente! Non alzi la voce, sa! Porco te! Non alzi la voce! Ma i patrini, tutto! Lei non sa con chi parla! Signora guardia. Secondino capo, prego. Mi può prendere la valigetta? Ma quale valigetta? E l'ho lasciata sul tavolo, in parlatorio. Malissimo! Ora gliela vado a prendere, va? Grazie. Lei dimentica dove si trova e con chi ho l'onore di parlare! Calma, per Dio! Delinquente! Calma! Delinquente! Delinquente! Calma! Gente come lei, faccina l'anarchia! Se io non fossi un signore, porterei la cosa davanti al tribunale! Tribunale! Direi tribunale, questa è la cosa! È un cazzo di galera! Via, vada via! È un cazzo di galera! Ladro, caro signore, ladro! Lei non merita altra qualifica! Ripeta quello che ha detto. Ladro! Lo ripete. La prego, non vi ho chiamato qui per essere insultato. E dove vorrebbe essere insultato? In tribunale? In galera? Ornano, parliamoci chiaro. Lei ci ha venduto della merce che non aveva ancora acquistato e adesso dichiara di non potersi risarcire a causa del furto. Come la definisce lei un'azione simile? Buffoni, in che modo vi siete costruiti voi la vostra fortuna? In che cosa differiscono i miei metodi dai vostri? In una cosa essenziale, commendatore. Lei è stato scoperto.
Noi no. Non si faccia illusioni. Tutti sanno la parte che avete avuto nello scandalo Austria. Due società fittizie, un prestanome, tre assegni senza copertura e traffico illecito di valuta. Signori, siamo fra gentiluomini, vero? Perché rivangare il passato? Manteniamo la conversazione su un tono piacevolmente amichevole. Lasci perdere, avvocato. Ornano, non ho fiato né tempo da sprecare. Quella somma vuol restituircela, sì o no? Con tutto il cuore, amico mio, con tutto il cuore. Ma purtroppo non dispongo di liquido in questo momento. Un milionario che non ha denaro. Un milionario non ha mai denaro. Sono i poveri che devono umiliarsi a raccoglierlo. Un milionario vive di credito. E allora chiedo un prestito alle Acciaierie del Nord. Lei è il principale azionista e l'acciaio è il rialzo. Le Acciaierie del Nord fabbricano biancheria femminile. Motivi fiscali, troppo lungo a spiegarsi. E la seta è in ribasso. Chi lo fabbrica l'acciaio? L'Unione Farmaceutica. Eh beh, si rivolga lì. Impossibile. La farmaceutica dipende interamente dall'istituto bancario. Tanto meglio. Il presidente dell'istituto bancario è suo cognato? Mio cognato è morto. È morto? 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 Sì, miei cari. Sì. Si è sparato questa mattina. Per questo chiedevo indulgenza. Ho bisogno di raccoglimento, di riposo. E perché si è sparato? L'ho fatto fallire io. Lei ha ucciso suo cognato. Di malavoglia, creda. Di malavoglia. Ma allora è semplice. Prelevi il liquido dalle riserve dell'istituto bancario. Impossibile. L'aveva già fatto mio cognato prima di suicidarsi. Povero ragazzo. Lascia un gran vuoto dietro di sé. Del resto l'istituto bancario non esisteva realmente. Era solo un'attività fittizia dell'acciaieria del Nord. Santo Dio. Ma ci sarà bene del denaro alle origini di questo giro. Ci saranno degli imbecilli di finanziatori in partenza. Certo che ci sono. E chi sono? Voi, naturalmente. Ornano, non ho più la forza di continuare. Sono vecchio. Malato. Dirò solo questo. Se per il giorno del processo lei... posso dare del tu? Ti prego. Grazie. Se per quel giorno non ci farai avere tutto il nostro denaro, ti manderemo in galera a tener compagnia al tuo ladro. Scusa, sai? Per carità. Non vorrei che tu te ne avessi a male. No, no, capisco perfettamente. Ecco. Arrivederci, Edmondo. Arrivederci, arrivederci, caro, arrivederci. Arrivederci. Calzone farabutto. Devo farglielo sputare quel denaro capiò. Commendatore, creda a me, la violenza non serve con dei tipi come Tapioca. Gente senza dignità, priva di senso morale. Ci vuole astuzia, sottigliezza. Il suo bicarbonato, signore. Battista, scusa, girati un po'. Prego, signore. Grazie, così, basta. Prego, signore. Tapioca? Comandi. Io sono qui in quest'ora di sconforto e di vergogna per porgerti una mano fraterna. Molto piacere, ma scusi, mi sembra di non aver capito bene il suo nome. Oh, sono un povero peccatore, come te. Ah, perbacco, mi pareva. Difatti volevo ben dire, con quella faccia. Sciavà. Ora mi dico un po', in che cosa è specializzato? Rapine... Borseggio scasso. Ma io sono il presidente dell'associazione per la redenzione del detenuto. Scusi tanto. E il mio compito è quello di ricondurre sulla retta strada quegli infelici
che la vita ha spinto sulla china del delitto. Ah, come la capisco. Ma non posso farlo oggi senza il tuo aiuto. Per carità, signor Presidente, disponga pure di me. Oh, e mi dica un po', scusi, è un mestiere che rende? Moltissimo. Rende la serenità, la purezza, la pace del cuore. Capisco, ma quattrini niente. Quattrini? Ma non ti basta tutto quello che hai rubato? Ma non capisci che solo spogliandoti del mal tolto, solo restituendo quello che non è tuo, potrai così solamente riacquistare la tua vera ricchezza? Signor Presidente, qui c'è un equivoco, scusi, sa, ma io non ho niente di mio. Io ho quel che ho rubato. Ed è appunto di quello che sto parlando. Tapioca, io voglio intervenire in tuo favore, aiutarti a uscire di qui. Voglio poter dire finalmente ai giudici la parola che potrà commuoverli. Ma prima di far questo, devo avere la certezza della tua volontà di redenzione. Ah, se sapessi come è leggera un'anima redenta. Basta pentirsi, confessare. Tu non puoi immaginare che cosa significa un'anima pulita, la coscienza pulita. Ci si sente felici, tranquilli, quasi bambini. Guardami. Tapioca, non resistere al mio invito. Ascolta, non chiudere le orecchie al richiamo della coscienza. Senti le mille voci che vengono da lassù. Tapioca, Tapioca, Tapioca. Signore, io sto qua. Ah. Dove hai nascosto i 10 milioni? E allora? Non c'è stato verso, signor commendatore. Io ho fatto tutto quanto lei mi ha detto nel miglior modo possibile, ma non sono riuscito a farmi dire nulla. Va bene, Battista. Vatti a cambiare. Sì, signore. Ah, e portami il bicarbonato. Bene, signore. Visto? Bella furbizia, eh? Vabbè, non ci perdiamo d'animo, commendatore. Dove fallisce l'astuzia, può riuscire la dolcezza. Io avrei un'idea. Cella 34. Cella 34. Io solo mi stanco e fatico. Questo è il lavoro che dovresti fare tu. Io solo. Tapioca, è per te. Per me? Ma sei sicuro? Dormi. Ah, caramelle. La dolce di caramelle mi ha fatto. Parfum. Questo te lo regalo. Tieni. Una corbatta. Sono come tu mi vuoi. Dimentichiamo il passato, Ornano. Edmondo? Sì? Che ne diresti di questo quadruccio, eh? Un bel vestito sportivo con i pantaloni all'azzurro. Sì? È un po' troppo appariscente. Se accettassi un consiglio avrei visto... Ecco, questo mi sembra più delicato. Più vediamo, più... vediamo. Vai. Scusa, eh? Prego. Questo qui? Sì. Mica male, eh? Niente male, niente male. Niente male. Mi dona? Sì. Benissimo. E anche questo qui è carino, è più scuro. Sì, sì. È vero? Sì. Anche questo è carino. Sì. Ma ci crederesti? Io mi trovo imbarazzato nella scelta. Lo credo, eh. Non saprei proprio quale scegliere. Sono tutti carini, sono! Già. Vogliamo fare una cosa?
Vogliamo tagliare la testa al toro? Sì, sì. Ma sì, tagliamola, va. Sartore, fammeli tutti. Dico, ma mi sembrano un po' troppi, vero? Non lascia fare, sembrano, ma con l'acqua quando piove si ristringono. Beh, allora questo? Questo è sportivo, alla zuava, eh? Edmondo, ti nuoce questo? No! Generosone! E voilà. Signor Tapioca, è per lei. Per me? Sì, sì, a me. Scusa un momento. Sì, signore. Tutti per me. Sì, sì, a te. Ma sono troppi. Lei merita questo ed altro, signor Tapioca. Accidenti, quanta grazia. Cascato. C'è un biglietto. Sì. È un biglietto. È un biglietto, sì, sì. Vediamo chi è. Non dimentico il passato. Gastone. 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 Ah, ci sono! Gastone Cascarilla! Cascarilla, sì. Ma che caro, che caro. Ma sono troppi, come dicevo. Facciamo una bella cosa. Sì, sì. Facciamo una bella distribuzione ai colleghi detenuti. Ai colleghi detenuti. Sì, sì. Andiamo? Allora, in questa cella abbiamo Chechino, 20 anni. Vicini, tieni. Grazie. A presto. Giovannino, 15 anni. Giovannino, tieni. Sì, grazie, signor Tapioca. Nicolino, 30 anni. Nicolino. E questo chi è? Quello condannato alla ghigliottina? Sì, signor Tapioca. Buona morte, arrivederci. Pronto. A presto, chi è qua? Qui abbiamo Lux Ricida. Lux Ricida, che bellezza. Per Gastone. Sì, sì. A presto, chi c'è qui? Mariuccio, altro ergastolo. Ergastolo, sì. Un pacco. Sì, sì. Grazie, arrivederci, prego. Qui chi c'è? Quello che ha ammazzato la suocera. Ha ammazzato la suocera. Eroe nazionale, grazie. Bravo. Prego. Prego. Quanti amici e amiche! Tapioca, vuole rispondere alla stampa! Momento. Cosa faceva prima di raggiungere la celebrità? Lo dirò subito! Dove è nato? No, quando ha capito parlare. Per la prima volta ad essere un ladro? La sua famiglia si opponeva alla sua vocazione? Agenti, sì, agenti, sì. Ma cosa sta da fare qui? Ma non vedete che mi assidero, no. Che mi dedurpero, che mi manomettono con le mani? Ma sì. Calma, no, calma! Dove, signore, dove? Chi è? Ma no, signorina, ma lei mi strozza! Signorina, basta! Ma è superandola, figliuola! Lei è super, signorina! Un bacio alla mia bambina! Caro! Tapioca, dopo, mi ascolti! Dopo. Tapioca, mi ascolti, per piacere! Ho bisogno di un finanziamento per un brevetto! Una invenzione meravigliosa! Dove la parliamo? Unica! Dove la parliamo? Unica! Tapioca, io sono un uomo d'affari. Beh? Ho un grosso capitale. Beh? Lei ha il senso dell'iniziativa, Marraggio. Della pubblicità. Marraggio. Le offro di associarsi con me. Vuole? Sì, che fare sarebbe? Beh, oddio, lei mi capisce, vero? D'accordo, no. D'accordo, la ci fa. D'accordo. Tapioca! Ancora lei? Attento, oh. Attento, è uno di loro. Uno di loro? Chi? Tutti! Ma tutti vogliono rubare la mia invenzione! Tapioca! Un momento, mi lasci fare. Come? Il modo perpetuo. Per va. Sì, guarda. La manovella muove la poleggia. La poleggia fa girare la ruota. La ruota aziona tutto il meccanismo e non si ferma mai. E chi la maneggia la manovella? Io! Ah, guardi! Erbacco! Allora faccio una cosa, lei dia un assegno di 100.000 lire a questo signore per un'invenzione. Ma è un affare? È un furto, garantisco io. Nome e cognome? Alessandro Volta! Duchessa, come va? Beata chi si vede, ma lei non mi vuole più bene, birbandella. Io l'adoro, Tapioca, ma sono in collera con lei. No, sono io in collera con lei perché sono due giorni che non mi viene a fare visita. Perché lei non mi ha ancora mandato l'invito al processo. Ma come? Le ho mandato due questa mattina, uno per lei e uno per l'infante. Grazie. Per la cucciola. Posso offrire qualche cosa, amici? Un drink? Secondino? Come dottore, la prego, mi chiami pure Michele. No, Michele non mi piace, mi chiamerò Michele. Michele, sì, Michele. Senti, Michele, noi vogliamo un drink. E che drink? Un drink d'entrang.
Non è male, che cos'è? Un tapioca, signore. Signore e signori, abbiamo l'onore di presentarvi il nuovo ballo che trionfa ovunque. Un ballo sensazionale. Signore e signori, la tapioca. Edmondo? Sì? Sì. Voglio star solo. Come vuoi, caro, come vuoi. Sei bene che con noi non devi fare complimenti. Ci vediamo domani, eh? Sì, ciao. A meno che tu non abbia qualcosa da dirmi. Ma no, non ho niente da dirti. Vai, ci vediamo domani, ciao. Mondo? Sì, sì. Fammi una cortesia. Due? Dai qualcosa al secondino, è l'onomastica della moglie, ed io gli ho promesso che gli facevo un bel regalo. Faglielo congruo, eh? Sì, sì, come vuoi, come vuoi. Mondo? Sì. Senti un po'. Sì. Ma tu ci pensi sempre a quei milioni? Sai bene, tapioca, che io ne ho molto, molto bisogno. Il denaro non fa la felicità? Sì, lo so, ma io mi accontento lo stesso. Dove li hai nascosti? Edmondo, lasciami stare. Sono stanco di stanchezza. Vai, ne parliamo domani al processo. Non fare le sorse. Va bene. Ne parliamo domani. Domani. Edmondo? Edmondo! Peter, sono qui, Peter. Non farmi sgolare! Scusami. C'ha le mani pulite? Sì. Allora fammi una cortesia. Eh? Spegnimi la luce. Ha vissuto tutta la vita in mezzo ai processi. Diceva sempre che la cosa più importante è di saper piangere al momento giusto. Non ce ne sarà bisogno, cara. Io vado al processo per testimoniare e non ho niente da nascondere. No, lo so. Cosa metti, War? No, perché? Noris, ti supplico, non l'abito per vinca, altrimenti il mio chi lo guarda? Lavinia ha ragione, al tribunale si va in nero, senza gioia. Sì, cara, ma solo quando si è imputate. Solo quando si è imputate. Non è vero. Al mio processo... Quando spararti sul povero Alfonso? Sì, mi pare. Ricordo che ero tutta in bianco, come un amore di cappellino rosa. Perché ti dichiaravi innocente, tesoro? Altrimenti, regola assoluta, l'accusata si mette in tagliere.
qualche gioiello, ma senza eccedere, a meno che non sia parente della vittima, in questo caso il nero, con un filo di perle. E per testimoniare? Dipende. Se il delitto è passionale, un completo rosso sangue può essere un'allusione spiritosa e può anche dare un certo tono al processo. E se è per te che hanno ucciso? In tal caso, tutti i gioielli che hai, mia cara, è la tua occasione, o mai più. Signora, volevo avvertirla che è rientrato il commendatore. Ah, finalmente! Mie care, scusate, ma devo mandarvi via. Siamo già in ritardo. Ha ragione, poverina, mi attendo il contento. Arrivederci, arrivederci. Tesoro, arrivederci. Auguri, mi raccomando. Arrivederci, cara. Non vedo l'ora di sentirti parlare, stai? Ciao, tesoro. Arrivederci, cara. E ricordati, non sorridere al presidente, lascia che cominci lui. Arrivederci. Non dimenticavo. Tesoro? Sì? Ti ricordi di quel Gastone che volevi conoscere? Gastone Cascarino? Sì, è tornato ieri sera da Parigi. Sarà domani al Te Deum Florio. Te lo presenterò. Ciao tesoro, arrivederci. Arrivederci. Finalmente! Cominciavo ad essere inquieta. Su, cambiati o saremo in ritardo al processo. Beh, cos'hai? Norris, ti vuoi bene? Sì, caro, molto, ma adesso vai a cambiarti. Perché il tuo affetto, cara, è l'ultima cosa che mi rimane. Ho cercato di nascondertelo finché ho potuto. Quel furto mi ha messo a terra, Norris. Edmondo, ma erano solo 10 milioni. Sì, caro, ma su quelli reggevano gli altri 100. Vedi? È come togliere una pietra dalle fondamenta di una torre. Crolla tutto. Vi saranno scandali a catena, confische, forse peggio. Ma tu mi sarai vicino, vero Norris? Vicina a te? E osi ancora chiedermelo dopo avermi così ingannata? Ma io ti sono sempre stato fedele. Oh, ci sono tanti modi di ingannare una donna. Soprattutto una donna semplice, ingenua, una bambina come me, una bambina che ha bisogno di protezione. Ma... No, no, lasciami dire. Tu questa protezione me l'avevi data, sono la prima a riconoscerlo. Ma se ora ti diverti a buttar via il tuo denaro e a farti rovinare, allora tutto cambia, mio caro. Viene a mancare la base stessa della nostra unione. E il matrimonio, ricordatelo, è un sacramento. Ma Norris... Insomma, Edmond, io esigo da te la stessa lealtà che ho sempre usato nei tuoi riguardi. Sei rovinato o no? Beh, se il ladro mi consegna la refurtiva, potrò rifarmi. Oh, bravo, bene. Così la felicità di tua moglie è alla mercé di un ladro. Ma che colpa ne ho io se quello mi ha rubato 10 milioni? 10 milioni. Norris. 10 milioni. Cosa vorrei? Insomma, io... Gastone! Oh, Gastone, caro, caro, caro. Avanti, 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 avanti. Posate lì, ecco. Attenzione, la valigetta laggiù, sì. E le pellicce... Eccole, signora. Le pellicce sul divano, là. Sì, signora. Ma, attenzione! Cara amica, senza voler essere indiscreto, anche suo marito verrà ad abitare qui? No, non abbia paura. Vuole occuparsi dei facchini, per favore? Grazie, signore. No, no, saremo noi due soli. Non le fa piacere? Io ne sono entusiasta, ma suo marito lo sarà altrettanto. Mio marito è morto. Come? Per me? Sì, mio caro, io credevo in lui, avevo per lui della stima, ma oggi Edmondo ha gettato la maschera e si è rivelato per quello che è. Un uomo rovinato, finito. Ah, capisco. Niente ci separerà più ormai. Che felicità. Mi domando cosa ho fatto per meritarla. Adesso, se permette, devo andare al processo, a stasera, eh? No, no, Gastone. Dimentichiamo il furto, il processo. Dimentichiamo questa brutta storia. Ma lei non deve testimoniare? Oh, no, non ci andrò. Immagini che noia sarebbe anche per lei se per distrazione mi lasciassi sfuggire la verità. E io mento così male. Ah, come fare a resisterle? Soltanto voglio essere sincero con lei. Io vivo del mio lavoro e non potrei offrirle il lusso al quale è abituata. Oh, il denaro non mi interessa, Gastone. Quei 10 milioni mi bastano. Ah,
Com'è dolce essere amati per se stessi. Grazie di avermi dato questa gioia. Amore mio. Lusso, cinismo, follie, corsa sfrenata al danaro, al piacere, queste le piaghe del tempo nostro. E come la tave contamina la linfa feconda, come la ruggine rode il lucente metallo, così il malcostume ha ucciso le virtù dei nostri padri. E questo lo dico non soltanto come rappresentante della pubblica accusa, ma anche come uomo e cittadino. Bene, bravo, bravo! Ma lo sai che sono fiero di averla come mio difensore? Silenzio, silenzio! Silenzio! Non interrompete il pubblico ministero! Ma io volevo solo associarmi nello stigmatizzare. Silenzio! Vabbè, come non dite. Continui, la prego. Ed è stata proprio la corruzione dei tempi in cui viviamo a creare intorno all'imputato una paradossale aureola di simpatia e quasi di ammirazione. Ma torniamo alla modesta realtà dei fatti e dipingiamo l'imputato per quello che è: una figura abietta, incallita nel vizio, un mostro! Come si permette lei di fare l'insinuazione? Offende la persona fisica di un signore! Presidente, a verbale! Edmondo, lo senti? Hai sentito quel cafone cosa dice? Volete tacere? L'imputato sono io e vado rispettato! Capito? A verbale! Silenzio! Anche il silenzio è a verbale! Giù le mani, sono un signore! Voi riconoscete nell'imputato colui che vi rubò un salame la sera del 23 giugno ultimo scorso? Beh, proprio rubato non direi. L'avrà preso per sbaglio, forse per scherzo. Un uomo così ricco non ha certo bisogno di venire a rubare nella mia botteguccia, signor Presidente. Insomma, avete o non avete denunziato l'imputato per avervi rubato due casse di pomodori un anno fa? Non io, fu mio marito, buon'anima. Per gelosia. Ma confermate che ve le ha rubate? Nemmeno per sogno. Furono un mio regalo. L'unico, purtroppo. Voi ammettete o no di avere denunziato l'imputato per furto di una gallina? Ma no! Fu la gallina a seguirlo. Gli si era affezionata. E devo dire che la capisco. Ah. E va bene. Vediamo ora se anche la moglie del derubato sarà altrettanto sensibile al fascino misterioso dell'imputato. Cancelliere, la prego, la signora Ornano. Signora Noris Ornano. Gastone. Gastone, tesoro. Ci ho ripensato. Non andiamo più a Parigi. Andiamo a Monte Carlo. Per una settimana o due. Gastone. Gastone. Il tè, signora. Oh. Il signore mi ha incaricato di dirle che è stato costretto ad allontanarsi, un impegno urgente. E dov'è andato? Non me lo ha detto, signora. È uscito 5 minuti fa. E quando torna? Non saprei, signora. L'ultima volta rimase via 2 anni. Latte? Oh. Vorrei perciò, signori della corte, non vedervi insensibili alle elette qualità che fanno del mio cliente qualcosa di raro e prezioso in quest'epoca corrotta e venale. Bravo. Un'anima assetata di bene, un amico dei poveri e degli oppressi, un apostolo d'amore e di fratellanza. Bravo, bravo, complimenti. Un apostolo. Un apostolo, mi lasci dire, la cui fedina penale è lungi dall'essere pulita. Vuol domandare all'imputato, eccellenza, se ricorda di essere stato condannato già all'età di 12 anni per furto di generi alimentari in località Castelnuovo a Mare? Castelnuovo? Altro che se lo ricordo. I carrubbi, il mare, gli aranci.
Era un ragazzino alto così. Come passa il tempo? Veniamo al fatto. Veniamo. Ricordate o no di aver commesso quel furto? Altro che? Sì. Eccellenza, il primo furto è un po' come il primo amore. Non si scorda mai. Perché l'avete commesso? Per fame. Beh, mi sembra un buon motivo. Ma me ne trovi una migliore se lo riesci. Eppure qui risulta che non eravate un trovatello. Vivevate con una vostra zia. Non vi dava nulla. Mia zia? Pace all'anima sua. Eccellenza, tutto ciò che rubava se lo teneva per sé. Una forma di egoismo senile. Sa, quelle forme croniche. Condannato per il furto di un abito. È vero. Ancora generi alimentari. Esatto. Ma non vi sentivate umiliato a sporcarvi con tutti questi furterelli? Sì, lo so, me lo son detto tante volte, Enzio Andio. Ma veda, eccellenza, io non ero fatto per le grandi imprese. Ne spa. Silenzio! Ho fatto sgombrare l'auto. E il furto dei 10 milioni come lo chiamate? Un'impresa minore? Ah no, per carità. Quello è un lavoro di classe. Ah, allora ammettete di averlo commesso. Rispondete, Tapioca. Siete innocente o colpevole? Insomma, siete stato voi a rubare o no? Tutto il vostro atteggiamento, Tapioca, non lascia adito a dubbi. Eccellenza, se permette vorrei dire due parole. Guardi questa gente. Molti sono venuti qui per divertirsi, d'accordo. Ma sapesse, tra di loro ce ne sono tanti che vedono in me un possibile benefattore. Mi sono venuto a trovare. Mi hanno scritto delle lettere, richieste d'aiuti, di finanziamenti, eccetera, eccetera. Essi dicono... Quello era un povero disgraziato come noi. Adesso che è ricco vedrai, forse ci aiuterà, ci ascolterà. E come si può dire di no? Del resto, guardi me. Finché ero un povero ladro da due soldi, calci nel sedere. Ma da quando sanno che ho rubato 10 milioni, tutto è cambiato. Guardi. Non è tutto cambiato? La prigione è diventata un paradiso. Tutti sono così gentili ed affettuosi con me. Persino il derubato mi tratta bene. Edmondo, è vero che ci diamo del tu? Beh, capisco. Adesso lui gli secca ed è umano, ma nell'intimità, eccellenza, ce lo diamo del tu. Sì, ce lo diamo. E adesso... Devo confessare l'eccellenza che ho pianto lasciando il carcere. In fondo, è l'unica casa che abbia mai avuto. Dormivo così tranquillo con quelle sbarre alla finestra, mi sentivo protetto dai ladri. Anzi, vorrei cogliere l'occasione per ringraziare il direttore, le guardie, i secondini e gli amici tutti. Grazie, amici. Grazie a tutti. Non vi dimenticherò mai più. Innocente o colpevole? E la pare che ci siano dubbi. Colpevole sono, eccellenza. I 10 milioni ce li ho io. Io ce l'ho i 10 milioni. Signor Presidente, ho una testimonianza decisiva agli effetti del processo. Leopoldo, il testimone non è stato citato regolarmente. Il testimone può essere utilissimo agli effetti della giustizia.
Quello che devo dire non può essere rimandato. Lasciatelo parlare. Signor Presidente, mi chiamo Gastone Cascarilla ed ero in casa Ornano la notte in cui fu commesso il furto. Qui, provavate? Oh, signor Presidente, ma io sono quasi sempre dove si commette un furto, a condizione, ben inteso, che sia un furto ad una certa importanza. Non è vero, eccellenza! Non lo ascolti! La volete smettere di interrompere? Signor sì. Mio povero Tapioca, tu sei molto ingenuo. Credi che basti dichiararsi colpevoli per ottenere la considerazione e la stima della società? Oh, sarebbe troppo facile. La gente non si accontenta delle parole, vuole prove. Tu parli di denaro? Vogliono vederlo, toccarlo, annusarlo. E questo denaro tu non lo hai. Come? Cosa dite? Signor Presidente, il furto non è stato commesso dall'imputato. Eccellenza, qui mi si calunnia. Il ladro sono io. Popolo, guardami in faccia. Io sono il ladro, legalmente. Porca miseria! Tapioca, amico mio, ho impiegato anni per crearmi uno stile, una tecnica, per arrivare un giorno a queste altezze. E tu vorresti togliermi la gloria? Rubare il mio capolavoro? Capolavoro? Quale capolavoro? Ma il furto di 10 milioni, signor Presidente, non è Tapioca il ladro. Sono io. Ah sì? Ah sì? E l'avrò. Aspetta. Eccole. Fermatelo! Un istante! Fermatelo! Guardie! Favorisca. Che cosa? Voglio ricambiare tutta la gentilezza che lei ha avuto per me. Grazie, è troppo buono. Ma non saprei cosa farlo. Perciò, tienilo per te. Ti può servire per qualche tua nuova invenzione. Grazie. A proposito, buon omino, ce n'hai qualcuno tra le mani? Moltissimo. Ah, sì? Ho un orologio a vapore. A vapore? Un cavallo a pedale. Per ballo? E ho un termosifone a fiato. Mm-hmm. Che funziona così. Sì. Funziona così. Perciò vedi, tienilo per te, ti può servire. Buon omino, come ti chiami? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, per Vinci e anche per Pacco. Questo nome non lo dimenticherò mai più. Leonardo, eh? Ciao Leonardo, e salutami a da Vinci. Oh, mi raccomando, tieni chiuso il termosifone. Ma lo scandalo Tapioca non finì lì. Anni dopo ritroviamo i nostri personaggi nella più dolce città d'Europa. Essi hanno ancora qualcosa da dire e da fare. È mezz'ora che ti aspettiamo. E il tempo è danaro. Chiedo scusa, amici, chiedo scusa. Ho dovuto accompagnare Marietta a fare delle compere. Ancora? Sì. E poi si è messo in testa che non vuole più abitare nel nostro palazzo. Vuole abitare al Louvre. Oh, soltanto al Louvre? Prego, signori. Dunque, a noi. Signori, ho potuto acquistare sì. Alcune lettere
della moglie, dell'addetto ai servizi segreti. E voi non ignorate che il ministro è molto geloso.